Diretta Chelsea Manchester United, streaming video e TV probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Stamford Bridge, valida per la nona giornata di Premier League. Diretta Chelsea Manchester United 1-0. Rudiger decide il primo tempo, arriva il duplice fischio dell'arbitro che manda Chelsea e Manchester United negli spogliatoi per l'intervallo. Padroni di casa che conducono per una rete a zero grazie al gol messo a segno al 21esimo minuto da Rudiger. L'azione si sviluppa da un calcio d'angolo, con il traversone di Willian che raggiunge il compagno, bravo a sfuggire alla marcatura di Pogba e a schiacciare in rete con una inzuccata aerea dove De Gea non può proprio arrivare. Ottima partita da parte della squadra guidata da Maurizio Sarri, cinica e compatta in tutte le fasi del gioco. Manchester United poco ispirato e macchinoso, vedremo se nella ripresa riuscirà almeno a reagire. Punto aggiornamento di Jacopo D'Antono. Equilibrio è cominciata da circa 15 minuti di gioco la sfida di Premier League tra Chelsea e Manchester United e il risultato è ancora fermo sullo 0-0, punto gara che parte a ritmi non particolarmente elevati, il primo squillo della gara al settimo con Mata che allarga per Martial. Quest'ultimo scambia con Pogba, il cui cross però viene respinto dalla difesa avversaria. Al nono chance per Hazard, che tenta l'uno contro uno ma viene esteso da Matic in zona d'attacco. Su punizione ci prova Hazard, il suo tiro però termina alto sopra la traversa. Le due squadre faticano ad imprimere ritmo alla gara, regge l'equilibrio in questa prima fase. Ritmi sempre piuttosto bassi tra Chelsea e Manchester United e ancora nessuna vera occasione da gol. Aggiornamento di Jacopo D'Antuono. Si gioca, ci siamo, sta finalmente per cominciare Chelsea e Manchester United. Dopo aver giocato il big match di Premier League, i Red Devils saranno attesi subito alla sfida di Old Trafford contro la Juventus. Il girone di Champions League vede la squadra di José Mourinho al secondo posto, ma il pareggio interno contro il Valencia potrebbe aver complicato i piani dello Special One che ora sarà più o meno costretto a fare punti contro i bianconeri, considerando anche che gli spagnoli saranno impegnati nella doppia sfida al modesto Young Boys. Il Chelsea in Europa League ha vinto due volte di misura in Europa League, contro avversari non certo irresistibili. PAOK Salonicco e Vidi e giovedì ospiterà il Bate Borisov. Ovviamente il passaggio del turno non è in discussione, ma per una squadra che è la grande favorita per vincere il titolo serve una sterzata sul piano dell'incisività. Adesso però è davvero tutto pronto per l'ingresso in campo delle due squadre, perciò noi ci mettiamo comodi e lasciamo che a parlare siano i protagonisti del big match di Stamford Bridge. Chelsea Manchester United prende il via. Aggettivo di Claudio Franceschini. Streaming video e diretta TV. Come vedere la partita Chelsea Manchester United sarà trasmessa in diretta TV sui canali della televisione satellitare. Gli abbonati dunque potranno seguire questo appuntamento in esclusiva su Sky Sport 1 numero 201 o Sky Sport Football 203 con approfondimenti da studio e la possibilità di attivare, collegando fino a due apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone ai dati del vostro abbonamento, il servizio di diretta streaming video grazie all'applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Punto gli allenatori. Il confronto in Chelsea-Manchester United è naturalmente anche quello tra i due allenatori. Maurizio Sarri ha conquistato la prestigiosa panchina dei Blues grazie a un triennio strepitoso con il Napoli, nel quale ha centrato il record di punti in Serie A, e in almeno due occasioni ha conteso lo scudetto alla Juventus, soprattutto l'anno scorso con un finale thrilling e andando a vincere a Torino. Il curriculum di José Mourinho è noto. Terza stagione per il portoghese sulla panchina del Manchester United, nella prima stagione ha vinto Community Shield, Coppa di Lega ed Europa League, ma ha anche vissuto un amaro sesto posto in campionato, mentre lo scorso anno è stato eliminato agli ottavi di Champions League. Per lo Special One si tratta del decimo campionato in Inghilterra, non ne ha conclusi due, vale a dire il quarto del primo ciclo al Chelsea dal 2007 al 2008 e il terzo del secondo periodo a Stamford Bridge dal 2015 al 2016, subendo l'esonero in entrambi i casi. Durante i suoi due anni in Italia, con l'Inter, non ha mai affrontato Sarri. Il tecnico toscano era sulla panchina del Perugia, venendo esonerato a campionato in corso e riprendendo ad allenare oltre un anno dopo a Grosseto, in un periodo nel quale lo Special One stava iniziando a costruire il triplete con i nerazzurri. Aggettivo di Claudio Franceschini. Testa a testa il precedente illustre di Chelsea Manchester United è naturalmente la finale di Champions League 2008. Primo e finora unico derby in un ultimo atto della Coppa, consegnò il titolo ai Red Devils che, in vantaggio con